Here echo some basic tips about copyright law. So first part, I, I divided the, the seminar in two parts. The, uh, one part is an introduction to copyright law because I guess that here we don't have uh, uh, people uh, already trained about copyright, about uh, law, except maybe one person here coming from jurisprudence from uh, uh, faculty of law. Um, so for the first 15 minutes uh, 20 minutes uh, i have some slides uh, with uh, the basic principle fundamental of copyright law okay um, first question uh, first topic is uh, what is copyright about so we are talking about what because it's important to understand it because uh, there's a lot of confusion between copyright uh, and uh, patent, for example. Quindi diritto d'autore brevetti sarebbe. So um, intellectual creations and inventions that are two very different things and they have two different law and rules. We are talking about copyright. So copyright is uh, um, the most important international uh, um, international uh, convention about uh, uh, copyright law is the Berne Convention, signed the first time in the, in the end of uh, 19th century. And then we have a lot of countries um, in the next uh, the next years that uh, adhered the, to the convention. and this, uh, our, uh, it is our uh, most uh, important uh, uh, text to, to, to comment, quindi la Convenzione di Berna è il principale riferimento eh, se vogliamo una fonte internazionale, quindi normalmente io queste lezioni quando le faccio da una pratica di, di, di puri italiani utilizzo i primi due articoli della legge sul diritto d'autore qua invece sono andato a prendere l'articolo 2 della, della Convenzione di Berna che dice esattamente la stessa cosa, cioè ci dice quali sono le opere protette, so the protected works. Number one, the expression literary and artistic works, quindi opere letterarie ed artistiche, shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be. The mode or form of its expression. Quindi tutte le forme di produzione letteraria, scientifica e artistica, al di là di quale sia la loro forma di espressione. Okay? Sacese poi parte con un elenco. Books, pamphlets, and other writings. In italiano noi diciamo opere letterarie, che possono essere letterarie, narrative, ma anche didattiche, religiose. Eh, tanto, la legge italiana dice tanto se in forma scritta, tanto se in forma orale. So, it is a. Also, this lesson is a, a literary work. Because you can. I don't, I don't know, come si? dice, Sbobina in inglese. <laughs> Se qualcuno sbobina la mia lezione, che è data in forma orale, diventa un literary work, diventa un, un, un Ok. Diventa un writing. Quindi è comunque un'opera letteraria. Punto 2, eh, diciamo punto B: lectures, addresses, sermons and other works of, of the same nature. Ecco quello che stavo dicendo, quindi vedete anche sermoni, eh, letture, lezioni. Scusate. Dramatic and dramatic musical works. Quindi tutto ciò che ha a che fare col teatro e con la lirica, la, la, il melodramma. Choreographic eh, works and the entertainments in dumb show. Quindi coreografie e anche mimica, creazioni di quel tipo. Musical composition with, with or without words, quindi la musica è intesa sia come musica e basta, e sia come musica accompagnata da canto, da parole. Continua, this is the, the, same, the same article, cinematographic works uh, to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography, quindi opera cinematografica ma anche il documentario, il video, l'opera videografica, anche il video per YouTube è considerato nella, in questo stesso unico, um, questa categoria. Works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography. Quindi tutte le opere diciamo di forma grafica, le, 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 le chiameremmo arte figurativa, espressione figurativa. Photographic works to which are assimilated works... Expressed by a process analogous to photography, quindi fotografia in senso puro, ma anche tutto ciò che è simile o analogo alla fotografia, che poi in realtà è quello che sta succedendo da un po' di anni, cioè non è più la fotografia intesa come la intendeva il primo testo di questa direttiva, quindi una un fascio di luce che in, impressiona un supporto fisico che è di carattere chimico, che reagisce alla luce, ma ormai abbiamo una fotografia che è basata su... Uh, un fascio di luce che viene trasformato subito istantaneamente in un file digitale, e quello è un processo analogo a quello della fotografia. Works of applied art, quindi l'arte applicata, il design, ad esempio, di oggetti. Um, illustration, maps, plans, uh, sketches, and three-dimensional three, three -dimensional, um, works relative to geography, topography, architectural science. Quindi fare mappe, fare topografie. Disegni d'architettura, grafici per la scienza, mappe concettuali e via dicendo. What is corporate about 3? We are moving in another um, legal, legal um, source. Uh, this is not the Berne Convention, this is the TRIPS. Uh, this is another important convention, international convention, signed in uh, 1994. Uh, and say that. Also, computer programs and compilation of data or other material are considered protected works for intellectual property. Okay? Quindi, vengono aggiunte negli anni 90 due forme di creatività nuove, ehm, che sono computer programs, cioè programmi per elaboratore, software, però vengono, eh, nella legge italiana, programmi per elaboratore che il loro nome è un po' arcaico però almeno è in lingua italiana poi siamo abituati a chiamarlo software ormai qua dice computer programs che devono essere, vedete, must be regarded as literary works under corporate law and receive the same terms of protection so they are assimilated they are similar to text to literary works here we are in a computer science uh, faculty so I, I, I don't have to explain uh, a lot of this concept because uh, Software is written, software is uh, made of words, of a language. So, the most similar thing to uh, the creation of software is the creation of a uh, um, technical book, of a technical uh, uh, text. Okay, so the most the, the, the part of software that is copyrighted, that is protected by copyright, is the source code. So, when we have a, a judicial case, uh, About, uh, uh, copyright, uh, about software uh, protection, the judge, the, the lawyers want to see, to see, to control if uh, the source code has been copied, ok? Quello che conta è il codice sorgente, non tanto l'interfaccia, non tanto quello che fa il, il software. L'altro punto, compilation of data and other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creation shall be protected as such quindi noi le chiamiamo adesso database ma qua più, più, in modo più neutro parla di compilation of data cioè raccolta di dati che poi alla fine è la definizione di banca, la banca dati, è una raccolta organizzata di dati no? noi potremmo dare una definizione di banca dati, è una, una raccolta organizzata di dati o di altri materiali perché può essere anche una compilation di opere quindi un conto è la, ehm, un conto è raccogliere, che ne so, eh, fare una, uh, uh, una statistica su il, la, la, um, eh, il tasso di natalità in Italia, quindi ti fai dare tutti i dati dai comuni in cui ci sono state le, le nuove nascite, fai una, quali sono dati perché sono dati numerici. Ma se faccio una compilation di Brani musicali, si chiamano ancora così compilation, forse chi è più giovane, non è? però quando eravamo ragazzi noi aspettavi la compilation dell'estate, che c'erano i 10-15 brani più, più interessanti per quella stagione, era una raccolta di però brani musicali che sono opere, non sono dati. E c'è un diritto di colui che organizza, che, che realizza la compilation, che è il curatore della compilation, come anche i famosi so, atti del convegno a cura di... Quello è un un, una raccolta di... Eh, di opere e non di dati. E dice: whether in machine readable or other form, cioè può essere questa, questa banca dati può essere sia tecnologica sia eh, fruibile attraverso una tecnologia machine readable, ma anche in, in altra forma. Cioè è banca dati anche l'elenco telefonico, anche il librone, le pagine bianche che non si usano più, ma che ci troviamo comunque in casa in qualche cassetto. O perché ce l'abbiamo vecchio, oppure perché ce l'hanno mollate davanti a casa e ce l'abbiamo lì, ce le teniamo. Anche quella è una banca dati, eh? non è un libro, ovviamente. Ha la forma di un librone, ma in realtà lo, lo si consulta come banca dati. Ok, E dice: Which by reason of the selection or arrangement um, of their courses costituita intellectual creation. Cioè sono protette da, da copyright le compilation, le raccolte di dati. Il cui criterio di organizzazione è creativo. Quindi la raccolta di dati che è organizzata in un mero ordine progressivo, numerico, alfabetico, come ad esempio l'elenco telefonico, non è tutelato da un copyright in senso pieno, da un diritto d'autore, ma vedremo che in Europa, no, non lo vedremo perché oggi non abbiamo tempo, ve lo dico adesso, è tutelato da un altro diritto che si chiama diritto sui generis, chiamato apposta sui generis perché è un diritto a sé funziona in modo diverso rispetto al diritto d'autore, rispetto ai diritti connessi. Quello di cui sta parlando qua sono invece le compilation, le, le banche dati, il cui criterio richiesto uno sforzo intellettuale creativo, originale. Okay? Chiedo a Vittorio Sgarbi di creare una banca dati di quadri del, del, del rinascimento italiano, e ovviamente non è che fa una banca dati in ordine alfabetico per autore o in ordine di data d'uscita, non ce ne facciamo niente di una cosa così. Perché allora non avremmo fatto affare a Vittorio Sgarbi, l'avremmo fatto affare a un file Excel. Mettimi in ordine alfabetico i, i quadri. No? Vado su Wikipedia, cerco tutti i quadri, dal, dal 1400 al 1550 e, e faccio la banca. Non è, una, non è quella roba lì. È la banca dati che richiede un lavoro di selezione e di organizzazione anche per criteri che è creativo, e quindi se la fa Vittorio Sgarbi esce diversa rispetto a farla fare al professore di storia dell'arte dell'Università della Bicocca di Milano. Okay? Perché ognuno dei due ha il suo approccio, il suo modo di vedere le cose. Questa roba tenetela presente perché lo vedremo esattamente quando parleremo della, del livello di creatività nelle opere create con intelligenza artificiale, dove spesso conta non tanto l'attività creativa in sé ma la selezione, ma la decisione finale su quello che è, che deve essere pubblicato. Um, copyright is also about derivative works, so are protected, also derivative works are protected by copyright, so not original works, so works that are created as new works, but works that are created, working, uh, modifying pre-existing works. Quindi opere derivate, cioè che modi modificano opere preesistenti. Il remix di un brano musicale, il, la versione cinematografica di un romanzo, sono opere derivate. Ok. Translation, adaptation. Ecco tra la traduzione. Prima ho parlato della traduzione del mio libro. Ecco, se volessi cedere il diritto di traduzione, perché me lo chiede un editore che ne so, tedesco perché vuole fare una versione in tedesco. Eh, quella sarebbe un'opera derivata dal mio libro. E quindi io avrei i diritti anche, parziali diritti, anche sulla sulla, sulla la versione tra, tradotta l'opera derivata quindi translation adaptations arrangements of music and other uh, alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright of the original work cosa vuol dire without prejudice devo ovviamente rispettare il diritto d'autore dell'autore originario quindi se c'è un diritto se c'è un se l'opera da cui parto è un'opera ancora protetta da diritto d'autore, devo chiedere il permesso, devo avere le licenze e le autorizzazioni da parte del titolare originale del diritto. Se invece faccio la traduzione di Shakespeare o la versione teatrale di Manzoni, non devo più preoccuparmi perché è un'opera derivata di un'opera un che è passata in pubblico dominio, quindi è libera da diritti d'autore. Copia. Ah, scusate, questo. ah Ok. Ehm, Copyright is also about collection. the same concept in, uh, that we already um, read uh, in, in, uh, in uh, the previous slide is in the berkeley convention, article 2, paragraph 5, that, that talk about uh, um, collection of literary works. so I, I, I don't repeat the, the same concept. Um, what is copyright not about? so this is the negative uh, version of the, the question that we are talking about in this introduction copyright is not about ideas so ideas are not protected by copyright this is also in the trips in article 9 number 2 of the trips it is a legend when you when someone say this is this is my idea so i have copyright on it is a legend is is wrong and also we don't have copyright about procedures and methods of, of operation and mathematical concept. Okay. Mathematical concept is pretty intuitive because say. mathematics uh, is not an opinion. I don't know if in English is, they have the same. <laughs> uh, the same items, because in Italia we say Mathematica non an opinion. Because matematica è matematica, quindi non so it's not copyrightable. Okay? E questo è interessante qua in una facoltà di giurisprudenza, in un, in un, in un dottorato scusate, una <ride> facoltà di informatica e in un dottorato in informatica, perché in realtà la creazione di software a volte va molto vicino alla sintetizzazione di una formula matematica. Creare un algoritmo originale che fa funzionare bene un software, una macchina. Di fatto poi è un processo matematico, ma la matematica in sé non può essere tutelata e quindi non è l'algoritmo in sé, ma è il codice sorgente che ci sta dietro e che arriva e che struttura questo algoritmo e lo fa funzionare, che è tutelato da copyright. Un po' diverso se noi parliamo di software tutelato invece in forma di invenzione industriale, quindi da brevetto. E lì parliamo non di invenzione di software, perché il software in sé non è considerato invenzione, ma appunto creazione intellettuale, ma le vengono chiamate computer implemented inventions. That is another paio di maniche, is another thing. And uh, they are not copyrightable, but they are patentable, they are under patent. But I, it's better to, to not uh, talk about this topic here, because it's very, very complex and very, very long. Però so, invito you to understand well this concept. Corporate is about expression, is about the way that I express an idea and not over the idea. The abstract idea. Quindi non è sull'idea astratta, ma è su come io esprimo l'idea in una forma creativa che abbiamo visto negli esami precedenti. Quindi non è tutelata l'idea ma è tutelato il, il romanzo in cui io spiego, in cui racconto la storia. Quindi non è l'idea della storia in sé, ma è l'opera. Ok? E ovviamente rimangono fuori insieme all'idea anche le procedure e i metodi di funzionamento. Cioè una, una, un procedimento non è un'opera creativa, perché è un procedimento. Quindi se è un procedimento che ha una valenza industriale, può essere tutelato con brevetto, ma appunto deve avere un'applicazione industriale, cioè deve rispondere alle, ai requisiti di brevettazione che oggi non vi spiego che sono quattro. Ma un metodo di funzionamento, un metodo di operazione non è tutelato, cioè se eh, che ne so, un chirurgo trova un metodo innovativo per eh, il trapianto di pancreas, L'unico modo che lui ha di tutelare sua, questo suo ritrovato, questo suo nuovo metodo, è quello di non farlo vedere il più possibile. Cioè, non, tanti, non ci sono tanti altri modi. Ok? Ed è una cosa difficile da fare perché il medico non opera in una stanza chiusa da, sola, ma, da solo, ma con l'assistenza di altri chirurghi, infermieri che a un certo punto prima o poi questa cosa la vedono, la capiscono e quindi si diffonde. C'è, cioè, scusami, c'è una domanda? Sì. Dimmi. Prego, se no vai chiudere un po' di mattino che si è tutto. A me è stato spiegato il discorso del. Copyright. Sai che mi sa che non va perché io non ti sento, Ok. a me è stato spiegato il concetto del copyright. In termini di se non c'è nulla da copiare, mm? da replicare, riprodurre, eccetera, non c'è un diritto alla no, allora, duplicazione. Ma che spiegarei allora deve se... esserci un'espressione. No, se deve essere, dopo lo, lo dico, originalità e novità, cioè se quella cosa tutti l'avrebbero fatta in quel modo perché non c'è modo di farla, non ci sono altri modi per farla, il livello di copyright è molto, molto sottile. Poi puoi dire, ma quella, in quel modo lì l'ho fatta io, però caspita, no... Eh, delle, ecco, prendiamo le mie slide. Se eh, fino a questo momento io non è che abbia un gran diritto d'autore su queste slide, perché? Perché sono la, la replicazione di norme. Okay. che sono a disposizione di tutti e che sono uguali per tutti cioè se l'anno prossimo chiami un altro di giurisprudenza a farti la lezione introduttiva sul diritto d'autore mm -hmm. le sue slide può essere che siano molto uguali alle mie no, metterle così evidenziare sì, certe cose sì, la, l'aspetto grafico ma su, anche sulla grafica non è che ci sia tanto cioè nel, allora se prendiamo le mie slide nel loro complesso cioè le 30-40 slide allora l'ordine degli argomenti ha già una disposizione creativa un arrangement no? eh, ok che che fa capire qual è l'approccio. Ma se ci fermiamo a queste prime 7-8 che ho proiettato, sì, io non è che posso chiaro. chiedere a un altro giurista: ah, ma quelle le ho fatte prima io, allora tu devi farle diverse. Chiaro. Perché lui mi direbbe: ma guarda, che c'è la lezione sul diritto d'autore, non è che siano tanti modi per farla, si parte da questo elenco di, di e tipo qui di. qui mi ricollego. il motivo per cui la vera domanda in realtà è questa: tu parli di, nella slide precedente di derivazione e di. Traduzione e arrangement arrangements of music and other Ecco, c'è una distinzione tra derivazione e trasformazione? Cioè, qui tu non no, citi trasformazione. No, ma... in realtà no. derivative Works avrei dovuto Sorry. metterlo tra virgolette. Perché derivative Works è un termine che, come vedi, nelle, nel, nelle, non c'è neanche nella legge italiana. La legge italiana parla di elaborazioni creative. Quindi il termine corretto per l'Italia è elaborazioni creative. Però, visto che queste slide io le ho pensate in un'ottica copyright internazionale, è diventato molto in uso Derivative Works e complice anche Creative Commons, perché Creative Commons ha la, eh, la... una delle cause di Creative Commons è No Derivatives. Quindi se tu vuoi evitare eh, che qualcuno, if you want to, to prohibit that someone makes a... Trans, transformation, a translation, adaptation of your book of your software, not software Commons, Funciona, of your music uh, song. You can use a no derivative works uh, license. So the Creative Commons no, no derivative works license say you can do a lot of things uh, you are free to do to, to make a lot of things with this work, but you can't you cannot make derivative works. e ti dà una definizione di derivative works. So, se if, if want to capire cosa sono derivative works in the meaning of Creative Commons, you have to read the license with the uh, explanation, with the definition of derivative works. Qua uh, io devo essere un po' sintetico e ho cercato di. Di, di, di essere molto molto così, un, po', un po' semplificatore no? però se vedi la, 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 la norma non parla di derivative works ma di translation, adaptation nel software, che immagino sia l'ambito che a voi interessa, o nelle banche dati fare una adaptation ecco tipo la, la, cioè, prendere un software che è scritto in, in Ruby e riscriverlo in, no? in C++ è, un, è, è l'equivalente della traduzione perché stai usando un altro linguaggio Ehm, prendere un software che funziona per, solo per Macintosh e adattarlo a, a Windows è un adaptation quindi rientri, sei sempre in, questa, in, questa, in questo ambito qua a seconda dei tipi di utilizzo possiamo usare una parola diversa però il tipo di diritto è questo devi cederlo, cioè il diritto rimane all'autore originario quindi se c'è uno sviluppatore che ha fatto eh, quel codice per poterlo per poterci mettere le mani o gli chiedi il permesso e ottieni quindi una licenza ad hoc per questa attività, oppure devi sperare che lui l'abbia rilasciato con una licenza open source, che per definizione l'open source, se vai a vedere nel, nel decalogo delle caratteristiche che deve avere una licenza open source sulla OSI, sulla, sulla, sul sito di OSI o anche sul sito della Free Software Foundation, il diritto di fare opere derivate c'è sempre, perché sennò no l'open source non starebbe in piedi. Cioè, il senso dell'open source è proprio quello di costruire su mattoni che sono già stati costruiti da altri, altri edifici, no? Um, poi, poi ci torniamo perché ho capito che la tua domanda in realtà mm, sì. vuole arrivare ad altro sull'altro sì 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 ok quindi um,